è un atto di amicizia nei confronti del partito di De Matteis e in particolare, se mi consentite, è un atto di rispetto verso l'Aquila. Dal pranzo con Monti alla merenda con De Laure- con il nostro candidato sindaco De Matteis, diciamo che mi ha ospitato bene Monti ma anche De Matteis, ho offerto un tè con i pasticcini. Senta, 20 giorni fa lei disse laboratorio nazionale sì, laboratorio nazionale no, dopo il primo turno che certezza ha in più questo progetto politico di Giorgio Matteis? Beh, che è un progetto politico che funziona. Naturalmente al secondo turno ci sono delle condizioni diverse, perché tutti quelli che non sono andati al secondo turno devono esprimere il voto e io mi auguro che lo esprimano per De Matteis, però devo dire che sono molto contento, è stata una grande... Però vedete, al di là del progetto politico, qui si tratta di votare delle persone. Mi sembra che sia stato premiato De Matteis, il suo amore per l'Aquila, la sua conoscenza dei problemi, la sua affidabilità amministrativa. Non voglio appropriarmi indebitamente di una vittoria politica che secondo me è soprattutto una vittoria politica di De Matteis. E comunque finisca questa vicenda, De Matteis ha dimostrato di avere un grande rapporto con la città, io mi auguro che possa essere il sindaco proprio in base a questo. E devo dire che è lui il vincitore, non è che sono vincitori i partiti o le coalizioni. Dall'altra parte sono usciti degli apparentamenti degli accordi scritti, non so se ne ha avuto notizia, delle liste della spesa, di posti, poltrona, eccetera. Sì, ma io non penso, non ne penso niente, perché preferisco non pensare niente. A volte è utile non pensare, non voglio fare polemiche, la gente poi vede e giudica. Sinceramente, noi abbiamo fiducia di un candidato sindaco che abbiamo abbracciato con grande convinzione. Ci ha convinto il suo progetto, il suo programma. E noi rimettiamo a lui le scelte per la città. Certamente noi vogliamo che l'Aquila non sia un museo a cielo aperto, che non sia una città che muore, ma una città che abbia ancora la forza di scommettere sul futuro, per evitare che i ragazzi, famiglie se ne vadano da questa città. L'Aquila deve vivere perché è parte della storia italiana e credo che questo sia il progetto di De Matteis e anche il nostro. L'UDC sarà anche il futuro partito di Giorgio De Matteis? Oh, pace bene ragazzi. Una campagna elettorale dura, ma né più né meno di tante altre campagne elettorali. Adesso aspettiamo questa ultima fase con la consapevolezza che c'è un buon risultato da conseguire. Bisognerebbe chiederlo a Cialente, bisognerebbe chiederlo a Toto, bisognerebbe chiederlo anche a Paolucci, che è il segretario del PD. Credo sia una brutta pagina della politica, per carità, io adesso non voglio entrare nel merito, però mi sembra che emergano dei fatti evidentemente, una brutta pagina, ecco, una brutta pagina che testimonia come purtroppo la politica a volte sconfini in altre situazioni, che ci possano essere accordi di carattere politico, non mi stupisce, ma che questi accordi di carattere politico passino attraverso questi meccanismi è francamente inaccettabile. Peraltro adesso c'è questo apparentamento in Italia dei Valori fatto da un senatore Mascitelli di Chieti, un ex deputato Costantini di Pescara, anche quell'accordo siglato da Paolucci, presidente del Partito Democratico, partito di Cialente, di Chieti e Toto di Pescara. Insomma, mi sembra che la città dell'Aquila sia stata offerta su un vassoio per interessi che vanno dalla regione dell'anno prossimo a problemi di carattere romano. Mi sembra che effettivamente questa città meriti molto di più e molto meglio rispetto a questo atteggiamento di svendita che insomma viene offerta in maniera diciamo così piuttosto squallida agli aquilani. Una cosa brutta, la difesa della città, come dice qualcuno, il sindaco uscente, non passa certo attraverso questi meccanismi. Passa attraverso la difficoltà di fare delle cose buone, la necessità di dare delle risposte ai cittadini,
Se per prendere qualche voto in più si è costretti ad arrivare a questo livello, non mi pare che sia un segnale di forza, ma d'altra parte questo era evidente, l'agitazione, il nervosismo, l'atteggiamento anche, come dire, su questo piano direi singolare, e anche l'incoerenza, perché se volete di apparentamento si era parlato sia da parte mia che di Cialente, tutte e due avevamo affermato che non ci sarebbero stati apparentamenti. Mi pare che qualcuno abbia cambiato clamorosamente idea, scatenando questa reazione abbastanza pesante, devo dire anche piuttosto, come ripeto, brutta come pagina della città. Per molto tempo sono stato insultato come quell'uomo di Chiodi, come l'uomo, adesso viene fuori che non solo non era come era prevedibile, anzi abbiamo avuto forti e notevoli scontri. Uomo di nessuno, come ho già detto di dire, ma emerge piuttosto che le segreterie del PD in particolare evidentemente avevano atteggiamenti e attenzioni diverse su questa città, cioè questa città era merce di scambio per ciò che deve accadere in regione e magari a Roma. Credo che sia emerso in maniera inequivocabile. Francamente mi dispiace che la città sia in queste condizioni e che venga governata in questo modo, anche se oggi magari ci si affanna a dare giustificazioni di poco conto, devo dire, perché questi documenti, una volta letti, resi noti ieri dall'ex consigliere Faccia, amareggiano, lasciano molto amaro in bocca, e magari ci si aspetta ad avere nel prossimo futuro qualche cosa di più e meglio. Tassa di scopo è un'altra di quelle posizioni abbastanza fuori dal tempo, per il semplice motivo che se non spendiamo prima i soldi di cui abbiamo disponibilità, sto parlando dei miliardi messi a disposizione, diventa difficile far capire agli italiani come possa esserci una tassa di scopo. Quindi spendere bene e subito i soldi che abbiamo credo sia prioritario. Sulla zona franca, ripeto per l'ennesima volta, dopo averla inserita i senatori del PD dentro la legge per l'Abruzzo, è stata poi clamorosamente dimenticata. Colpa del sottoscritto è stata quella di voler andare a tutelare gli interessi di questa città, e l'abbiamo fatto facendo permanere questi 90 milioni all'interno del decreto poi legge sulle liberalizzazioni. Mi auguro che il ministro Barca nel più breve tempo possibile possa renderli fruibili, ripeto, per le piccole aziende della città dell'Aquila, sia quelle esistenti e sia quelle che andranno a costruirsi nel prossimo futuro, con questo limite dal punto di vista dell'investimento pari a 200.000 euro che chiamano de minimis, ma vale la pena ricordare che il cosiddetto de minimis è all'interno della zona franca urbana come votato dal sindaco Cialente nella finanziaria del 2007, quindi come al solito grande confusione, quando invece sarebbe stato più semplice fare le cose con il buon senso senza strumentalizzarle, perché poi una volta strumentalizzate tornano sempre sulla testa di chi ci ha provato. Quindi essere magari più coerenti, meno confusi e più lineari dei comportamenti giova sempre. Mi dispiace anche in questo caso che si sia fatto un cancan su una cosa che era già bella che definita. Scarsa progettualità del comune e le accuse che ricadono tutte su Fontana. Beh, Fontana l'ha voluto il sindaco Cialente, bisognerebbe chiedergli come mai poi nel tempo non gli è piaciuto più. Evidentemente non è tempo di farsi tirare la giacca, e soprattutto la progettualità è del comune dell'Aquila, che ha la vera capacità, volontà e competenza per poter decidere il proprio futuro. Se non si è capace di deciderlo da soli, evidentemente bisogna chiedere a se stessi perché non lo si è fatto.